Tragedia in mare, minore muore annegato nella spiaggia libera di Sottomonte. Barca a fuoco al largo del San Bartolo, intervengono vigili del fuoco e guardia costiera. Caso Opera Maestra Stella Polare, ora indaga anche la Procura di Pesaro. Palio dei Braceri, terza vittoria consecutiva per la contrada di Villa Fastigi. Esame di maturità, ecco i 113 pesaresi diplomati con 100 lode. Buona serata a tutti voi amiche e amici di Rossini TV, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento informativo con il nostro telegiornale Rossini News. Notiziario di lunedì 29 di luglio che apriamo con un'ultima ora di cronaca che purtroppo vi abbiamo anticipato già nel nostro sommario. C'è stata una tragedia questo pomeriggio nella spiaggia libera di Pesaro, zona Sottomonte, Fosso Seiore, attorno alle 16:45, un adolescente infatti morto annegato nel tratto di Arenile Libero a fianco allo stabilimento Cocoloco Beach. Secondo quanto appreso, il ragazzino in questione stava facendo il bagno nel mare piuttosto agitato assieme a quattro suoi amici presenti sul posto e accompagnati nell'occasione per una attività organizzata da una cooperativa. Il gruppo è stato richiamato alla prudenza più volte dal bagnino di salvataggio presente nella zona. Di uno dei ragazzi in questione purtroppo si sono però perse le tracce e immediatamente sono state avviate ricerche a tappeto anche oltre le scogliere da parte degli stessi bagnini di salvataggio supportati dalla guardia costiera immediatamente allertata. Il corpo privo di sensi del ragazzo è però stato trascinato a riva dalle onde. Immediate le manovre di primo soccorso, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare e il corpo senza vita dell'adolescente, di cui al momento non si conoscono le generalità, è stato portato via dalla spiaggia fra lo sconcerto dei bagnanti presenti e ammutoliti. E praticamente in simultanea a questa tragedia, sul versante opposto del litorale pesarese, un'imbarcazione ha preso fuoco per cause in via di accertamento mentre si trovava in corrispondenza della falesia del San Bartolo. I diportisti a bordo della barca, per sfuggire alle fiamme, si sono gettati in mare e sono stati poi soccorsi dal personale della Capitaneria di Porto e dall'intervento congiunto dei vigili del fuoco per sedare il rogo sulla imbarcazione. Questa mattina fanno invece intervenuta l'Eli Ambulanza per un grave incidente accaduto in via Pisacane, dove una Seat Cordoba guidata da un 85enne di Marotta ha investito una 39enne straniera che stava attraversando sulle strisce pedonali. La donna è stata trasportata in ospedale in codice rosso, sebbene in stato di coscienza. Lasciamo la cronaca e ci occupiamo ora del caso che da due settimane sta facendo discutere a Pesaro, quello del sistema dei finanziamenti del Comune alle associazioni Opera Maestra e Stella Polare, sul quale sono emerse incongruenze di rendicontazione attraverso un'inchiesta sollevata dal Resto del Carlino. Per la prima volta la tematica sarà oggetto di confronto politico sul tavolo del Consiglio Comunale di domani con l'ordine del giorno urgente del gruppo consigliare di centrodestra che ha richiesto una commissione d'inchiesta sulla vicenda. Una vicenda sulla quale ora ha aperto un fascicolo d'indagine anche la Procura della Repubblica del Tribunale di Pesaro per fare chiarezza sugli affidamenti diretti del Comune alle associazioni per mansioni varie arrivate alla cifra di 465.000 euro. E fra gli affidamenti alle associazioni in questione c'è anche il Palio dei Braceri che ieri ha avuto la sua giornata di festa contradaiola. Villa Fastigi, la mette da terra il braciere del primo. Villa Fastigi si conferma vincitrice del Palio 2024. Il Palio dei Braceri si colora ancora del biancorosso di Villa Fastigi. La contrada sanpietrana concede il tris vincendo la corsa nel fossato di Rocca Costanza per il terzo anno consecutivo. Nella domenica di passione di un fine luglio accompagnato da un caldo torrido che ha procurato anche alcuni lievi malori, Villa Fastigi vince la sfida fra le 15 contrade pesaresi appoggiando per prima il braciere sul traguardo nella finale che l'ha vista contendere con Pantano, Tombaccia e Villa San Martino.
ci puntavamo, volevamo scrivere la storia. Come dicevo poco fa, 3 volte di fila non l'ha mai fatto nessuno. Noi da San Pietrani vogliamo fare i miracoli, vogliamo scrivere i sogni e vogliamo dedicare la vittoria. Devi sogliere la contrada, devi sogliere la contrada. Vogliamo dedicare la vittoria a tutti loro, a tutti quelli che non ci sono più, e dedicarla a tutta Pesaro. Gli altri premi hanno visto incoronata la 20enne Alice Anafasi nella contrada di Soria come Miss Paglio, mentre Miss Paglio Social è stata la 16enne Dalia Caldari della contrada di Montegranaro. Villa Fastigi si è presa anche il premio per i migliori addobbi di quartiere. Villa Ceccolini ha invece vinto per il miglior stand allestito in piazzale Matteotti. Pozzo ha vinto il premio per il miglior braciere, mentre la contrada di Santa Maria dell'Arzilla ha vinto il parallelo premio per il torneo di biliardino. È stato anche il primo palio con Andrea Biancani sindaco, una prima volta accompagnata dal controverso caso di Opera Maestra, associazione che ha organizzato il palio per l'ultima volta, e anche da qualche episodio di tensione tra i contradaioli sedato dal servizio d'ordine. Purtroppo quest'anno mi hanno segnalato che ci sono state una serie di problemi tra i vari quartieri. Devo dire che questa cosa non mi piace per niente. Sono un sostenitore del palio, ma un sostenitore del palio dove i ragazzi, i vari quartieri, comunque vivono questa manifestazione come una vera e propria festa. Le tensioni in città tra i vari quartieri non ci devono essere. Mi auguro che sia stata, come dire, una qualcosa di temporaneo, di provvisorio, che non si ripeta, perché è importante che questa festa continui ad essere quella che è stata, cioè un momento di festa tra i vari quartieri della città, che coinvolge soprattutto i giovani. Sono 113 gli studenti della provincia di Pesaro e Urbino che nell'esame di maturità appena concluso si sono diplomati con la votazione massima di 100 elode. Un esercito di supermaturi che ieri si è riunito al Teatro Santi di Bottega di Vallefoglia. È stato il palcoscenico del nuovo Teatro Santi di Bottega di Vallefoglia ad ospitare la cerimonia di riconoscimento dei 133 supermaturi dell'esame di Stato 2024. 133 studenti delle scuole superiori della provincia di Pesaro Urbino capaci di diplomarsi con il voto massimo di 100 elode. Siamo qui soprattutto per apprezzare una grande vostra qualità, l'amore per lo studio e per il sapere, e questo è l'aspetto più importante al di là dell'importantissimo pur voto valutazione che avete raggiunto. A dare il benvenuto ai ragazzi un'eccellenza che dal nostro territorio ha saputo affermarsi in ambito internazionale, come l'analista geopolitica e reporter di guerra Greta Cristini. Ho cercato di motivare e ispirare anche attraverso la mia storia i giovani talentuosi della provincia di Pesaro Urbino che si sono diplomati con 100 lode, e soprattutto cercando di motivarli a un processo, diciamo così, di dialogo interiore. Non è importante adesso cominciare già ad avere le risposte giuste per il proprio futuro, è importante cominciare a porsi le domande giuste. È importante cominciare ad essere creativi, immaginandosi magari in una visione rispetto alla propria identità da qui a 5-7 anni. Quindi la domanda che con cui cerco di stimolare, ho cercato di stimolare i ragazzi, è: come immaginate voi il vostro successo? Io lo immagino come l'allineamento progressivo alla mia identità e anche alla mia prossima identità. Io è quello che auguro ai nostri giovani è di andare fedele a una frase del Dalai Lama che dice che devono darti ali per volare e radici per tornare. Io credo che questo sia il compito della scuola. Tu devi andare e conoscere il mondo, però è importante che senti le radici per ritornare nel tuo territorio e riportare la conoscenza che hai avuto in giro, nel tuo girovagare per il mondo e per ruoli e luoghi importanti. Penso che sia molto importante premiare coloro che sono impegnati più di altri, che hanno magari anche un talento innato nella loro personalità, quindi un grazie alla provincia, un grazie per l'impegno di tutti questi ragazze e ragazzi.
e un grazie anche all'impegno della famiglia, perché è sempre un grande gioco di squadra, anche lo studio, bisogna avere le condizioni anche dentro le famiglie per poter essere sereni e per impegnarsi tantissimo allo studio. Quindi oggi è una giornata importante per tutto il territorio provinciale ed è importante anche per la città di Vallefoglia, che ospita, dopo aver ospitato, aver aperto la capitale italiana della cultura, la premiazione da parte della provincia dei 100 elode e dei migliori del territorio provinciale. E dall'ultimo grado dell'istruzione passiamo al primo, quello dei servizi educativi d'infanzia, dai quali molte famiglie pesaresi continuano ad essere tagliate fuori. Dateci i servizi, vogliamo lavorare! 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 Uno slogan che rimbalza fra passeggini e striscioni schierati davanti al Palazzo del Comune in Piazza del Popolo da mamme e papà pesaresi che anche all'orizzonte dell'anno didattico 2024-2025 fanno la conta delle tante, troppe famiglie tagliate fuori dai servizi educativi di nidi e scuola d'infanzia. Soprattutto nella fascia 0-3 anni, dove il Comune di Pesaro ha stanziato risorse per implementare la disponibilità, ma di fatto anche quest'anno le famiglie escluse risultano superiori alle 130 unità. Siamo qui per dire che i servizi educativi della fascia 0-6 sono importanti non solo per i bambini che hanno bisogno di istruzione ed educazione, è uguale per tutti dall'inizio dai 0 anni fino ai 6 anni, ma soprattutto anche per garantire le pari opportunità di donne e uomini, genitori che vogliono poter fare i genitori, ma comunque continuare anche con la loro vita lavorativa e attiva e sociale. Io sono incinta, dovrebbe nascere a ottobre. Per la situazione dei nidi a Pesaro ho già prenotato il nido privato per l'anno 2025-26. Questo perché, essendo che a Pesaro solo 3 bambini su 10 entrano in graduatoria, la percentuale è talmente bassa che un genitore lavoratore non si può permettere di sapere a giugno dell'anno corrente che deve tornare a lavorare se ha un posto al nido. Quindi in realtà qui c'è la maratona ad andarsi ad accaparrare un posto in un nido privato addirittura prima ancora della nascita. Questa è la situazione di Pesaro, dove la regione pensa che 3 posti su 10 siano accettabili quando il target europeo è il 45% entro il 2030. Combattiamo per un diritto e a noi non interessa che i comuni e le regioni litigano tra di loro, ma vogliamo risposte concrete da entrambi gli enti, perché comuni e regioni devono lavorare insieme e contribuire dal punto di vista organizzativo e monetario. Non è un problema soltanto femminile, è un problema che riguarda fortemente anche gli uomini, perché vivono nello stesso contesto, il reddito familiare è lo stesso, gli orari di lavoro sono gli stessi, i figli sono sia dei uomini che delle donne, non è una questione di essere libertari, è una questione concreta. Cioè alle 4 del pomeriggio io mi ritrovo che devo terminare di lavoro e di lavorare e non ho possibilità anche di avere nonni, perché i nonni stessi poi lavorano e sono anziani e hanno bisogno non bastano le pensioni, è un problema sociale che in Italia si sta ripercuotendo in una maniera più consistente. Le babysitter costano anche quelle, e situazioni in cui ci si ritrova veramente senza denaro e devono entrambi lavorare non siamo supportati da servizi comunali, di cui naturalmente vengono pagate le tasse e dovrebbero essere preposte per aiutare la nostra società. Chiediamo servizi, chiediamo aiuto, chiediamo un futuro a queste famiglie, alle prossime, alle future generazioni che al momento non ci sono. Regione Marche, Comune di Pesaro, Stato italiano, aiutateci. Io mi appello anche alla Regione per chiedere la comunicazione tempestiva, almeno nelle prossime settimane, per sapere se sia possibile, come un impegno preso con i genitori, prolungare l'orario fino alle 17:15, cosa che hanno richiesto a gran voce anche questa mattina e su cui io mi sono sempre resa disponibile all'arrivo dei fondi regionali. Se fossero già arrivati avremo già l'elenco delle scuole in cui andare a prolungare. E poi prendere l'impegno di trasformare e riorganizzare questo servizio scolastico 06
6 anni in città per rispondere ai 130 bambini in lista d'attesa. Facendo dei conti, nel 2026-2027, andando a inaugurare la nuova struttura da 90 posti che è stata intercettata con i nuovi fondi PNRR dell'ultima call di maggio e i posti dello 06 di via Rigoni, arriviamo a sopperire questa graduatoria. Come faremo per garantire ancora di più i posti, perché non ci fermiamo ai 130 posti della graduatoria, siamo consapevoli che l'obiettivo sia arrivare al 45% di copertura, come ci impone, che ci indica l'Europa. Questo è un obiettivo che avevo preso, questo per il 2027 è quello che vorrei raccontare e che racconteremo ai cittadini e alle cittadine di questa città. Un anello di congiunzione fra le Marche e le politiche del Parlamento europeo. Questo il senso del nuovo ufficio inaugurato a Pesaro dall'ex sindaco, nonché eurodeputato Matteo Ricci. Un ufficio a Pesaro che vuole essere anello di congiunzione fra Marche ed Europa. L'eurodeputato ed ex sindaco di Pesaro Matteo Ricci ha inaugurato all'interno dell'amministrazione provinciale di Via Gramsci un nuovo spazio nella Sala dei Mosaici. Inaugurazione assieme ai vertici DEM del territorio, a cominciare da Marco Perugini, capogruppo PD in Consiglio Comunale, che sarà il trade union fra Pesaro e Bruxelles. Un ufficio in cui Ricci, come in ogni sua avventura politica, ha portato la lampada dei minatori di Charleroi in ricordo del nonno e della famiglia, lampada affiancata da un disegno del compianto ex presidente della provincia Daniele Tagliolini. È un ufficio a disposizione dei cittadini per un collegamento più forte con l'Europa, in particolar modo per le forme organizzate dalla nostra provincia, i sindaci, le associazioni di categoria, i sindacati, e perché voglio essere molto presente in tutto il collegio, ovviamente non posso che partire dalla mia città. È un luogo che mi è stato messo a disposizione dalla provincia, ovviamente io pago quello che va pagato per l'utilizzo dello spazio, però ho scelto questo luogo perché qui già tanti amministratori sono abituati a venire. È un luogo nel quale ho lavorato e quindi penso che possa essere utile per tante battaglie europee che riguardano il nostro territorio, a iniziare dal tema delle infrastrutture e dei trasporti, perché sono stato nominato vicepresidente di quella commissione, quindi mi occuperò in particolar modo di questi temi. Mi batterò ad esempio perché si sblocchino velocemente i soldi stanziati per il bypass di Pesaro-Fano per la ferrovia. Abbiamo ottenuto 1.800 milioni, sono a disposizione della nostra regione, non si capisce perché non li spendano. È un cambiamento epocale, è l'inizio di un cambiamento epocale, perché parallelamente bisogna programmare il potenziamento e magari l'alta velocità della ferrovia su tutto il versante adriatico, ma bisogna avere delle priorità. Qui ci sono i soldi, vanno spesi e a mio parere la seconda priorità è nella parte sud della regione, dove abbiamo già un problema di arretramento, un'esigenza di arretramento dell'autostrada. Quello potrebbe essere, potrebbe essere un problema dal quale deriva un'opportunità, perché si può abbinare l'arretramento della ferrovia via con quello dell'autostrada stessa. Un luogo per confrontarsi sulle politiche europee, un luogo magari anche per compattare il Partito Democratico regionale verso le prossime sfide. Sia in Italia che nelle Marche i cittadini si aspettino un'alternativa forte. Non è un caso che nelle Marche ho ottenuto un grande risultato, perché dentro quelle 52.000 preferenze marchigiane c'è anche una voglia d'alternativa. Quindi tutti devono ascoltare questa voglia, mettersi a disposizione e mettere da parte magari i vecchi screzi del passato, perché dobbiamo costruire un'alternativa che passa non solo attraverso il PD ma attraverso una nuova alleanza di centro-sinistra che tenga dentro i 5 Stelle, tenga dentro Verdi e Sinistra Italiana, ma che veda anche all'interno una forza moderata che oggi non c'è, perché non possiamo lasciare il centro alla destra, dobbiamo provare ad avvicinarlo alle posizioni democratiche progressiste. Torna la navetta gratuita per il mercato settimanale al San Decenzio, promossa dal Comune di Pesaro. Per 5 martedì, a partire da domani 30 luglio fino al 27 agosto, l'autobus accompagnerà pesaresi e turisti al mercato passando per Baia Flaminia, Viale Trento e Viale Trieste. Per l'attività profusa nell'arco di 80 anni di lavoro, capace di creare una vera e propria scuola a cui hanno attinto intere generazioni, a lui va la riconoscenza e la gratitudine della città di Pesaro. Questa è la motivazione con cui il sindaco Andrea Biancani ha consegnato oggi il plauso della città a Serafino Serafini, che dal 1956 è alla guida della storica pasticceria Serafino di Via Cecchi. Un'attività che è entrata nel cuore dei pesaresi, che Serafino ha portato avanti assieme alla moglie Silvana, alla sorella e a tutta la famiglia.
Ed ora andiamo a vedere le belle immagini della 78esima sagra delle pesche di Montelabate, ovvero una delle feste più longeve della provincia, la cui produzione ortofrutticola risente però dei problemi climatici crescenti e del ricambio generazionale dei produttori. Io questa sagra l'ho vissuta da bambino sostanzialmente, e poi da ragazzino nelle file della banda eccetera, e quindi ho qui in questo posto, in questo parco, tanti ricordi. Oggi trovarmi appunto nelle vesti di primo cittadino e di sindaco mi rende orgoglioso, mi carica anche di responsabilità, e quindi abbiamo cercato di portare a casa questa edizione, questa 78esima edizione, nel modo migliore possibile. E la festa per noi è un modo di ritrovarci insieme con piccoli, grandi, anziani, è un modo per condividere delle serate insieme in allegria, con musica e buon cibo, e bevendo anche dell'ottimo vino con delle pesche buonissime. E sono illustratore grafico e ho creato questo personaggio che ormai è diventata la mascotte di Montelabate, la Nettarina appunto, che campeggia sulla locandina della sagra da diversi anni, nata su, diciamo, i manifesti delle buone notti, altre attività del comune di Montelabate che porteremo avanti ovviamente, e quest'anno in veste di regina del territorio, come lo è la nostra pesca di Montelabate, la Nettarina ha anche una corona e sfoggia la nostra pesca. È, diciamo, una mostra che è molto interessante per i produttori, non è più come una volta che era la vetrina per tutta la provincia, però è una dimostrazione che si può fare, gli enti che organizzano qui con il comune, l'Ause e la Proloco sono da ammirare, perché ci danno una bella mano per mettere in mostra questi nostri prodotti. Noi in questi giorni in collina, dove non c'è l'irrigazione, purtroppo non riescono più a raccogliere le pesche da quando la siccità ha colpito le piante. Se no era un'annata buona come produzione, anche se in alcune zone come da me l'ha passata due volte un po' di grandine, però come quantità è buona, sarebbe stata. I prezzi sono abbastanza buoni, diciamo che in media abbiamo una richiesta di frutta, di pesche, il doppio di quelle che abbiamo. Perciò su questo, diciamo, ci giochiamo bene, però adesso molte aziende non riescono a finire la stagione. E questo è un grosso problema, perché poi c'è la corsa a quelli che ce l'hanno, e alle volte si dice ma così è meglio, non le vendiamo. Ma invece il problema è il contrario, non riusciamo a accontentare la gente, cominciano a dire ma perché non me le vuoi dare, ma perché io te le pago di più, ed è brutto questo discorso, perché non è che possiamo mandare all'asta le pesche, insomma, no? Il valore è quello lì, e su quello noi ci sta bene, insomma. Ci sono dei terreni ancora a disposizione se qualcuno volesse mettersi a produrre la pesca di Montelabate? Ci sono sicuramente, però abbiamo un calo di quantità di produttori. Allora, noi quando siamo partiti con il bollino del 2014-2015 eravamo più di 50. Teniamo conto che la sagra delle pesche all'inizio erano più di 200 produttori. L'anno scorso eravamo 23. Quest'anno saremo 14 o 15. C'è una diminuzione dovuta dall'età e non c'è il rinnovo. E vi ricordiamo che potrete vedere altri approfondimenti sulla sagra delle pesche di Montelabate nel speciale che Rossini TV trasmetterà venerdì 2 agosto alle 21:40. Ora cambiamo argomento e parliamo del santuario del Beato Sante, che si prepara ad un agosto denso di iniziative religiose e di aggregazione. Anche quest'anno, come da tradizione, tutto il mese di agosto sarà importante per i fedeli e per i visitatori del santuario del Beato Sante, dove la natura, la comunità francescana, l'arte e l'abituale gentilezza sono pronti per accogliere migliaia di ospiti. Pace e bene. Il santuario del Beato Sante si sta preparando a celebrare il mese di agosto, che è il mese più significativo di questo santuario. E il motivo è semplice, perché
Il Beato Sante, che, il cui corpo è custodito qui nella nostra chiesa, il Beato Sante è morto, è passato al cielo, la notte tra il 14 e il 15 agosto del 1294. Accolto da Maria Santissima nella festa dell'Assunta, Maria di cui era profondamente devoto e che è stato il motivo ispiratore di tutta la sua vita. Ecco, intorno a questo evento, la morte del Beato Sante e la sua festa, poi si sono inanellati tanti altri momenti significativi, il voto di Monbaroccio, altre giornate come la festa dei bambini. Il Beato Sante ha avuto sempre un'attenzione particolare per i bambini e poi anche per gli anziani, i malati, eccetera. Dunque un mese pieno, tutte le domeniche piene di iniziative per il Beato Sante, e con un duplice significato, direi prima di tutto un forte richiamo alla santità. I santi ci richiamano all'essenza della nostra vita, l'incontro con il Signore. La pienezza della vita ce l'ha data soltanto il Signore Gesù. Come ha fatto il Beato Sante, siamo invitati a fare anche noi. E poi una relazione profonda con il creato. Siamo in un ambiente bellissimo che i frati per secoli hanno conservato, queste piante che hanno difeso anche in momenti drammatici come quelli della guerra e altre situazioni simili. Ebbene, questo luogo ci parla dell'amore di Dio, del creato, attraverso il quale noi possiamo giungere a conoscere anche il Signore e apprezzarne la bellezza, la tenerezza, l'amore che ha per noi. L'invito dunque a partecipare a queste feste del Beato Sante e a godere appieno della bellezza della natura e questo forte richiamo alla santità. Questo è il programma del mese di agosto 2024 al Santuario del Beato Sante di Monbaroccio. Venerdì 2 agosto, perdono di Assisi. Domenica 4 agosto, festa dei bambini e delle famiglie, e dalle 8 alle 20 fiera con espositori di prodotti tipici. Domenica 11 agosto, 507° pellegrinaggio votivo di Monbaroccio, e dalle 8 alle 20 fiera con espositori di prodotti tipici. Mercoledì 14 agosto, pellegrinaggio francescano di Castelvecchio e transito del Beato Sante. Giovedì 15 agosto, solennità dell'Assunzione di Maria, e dalle 8 alle 20 fiera con espositori di prodotti tipici. Sabato 17 agosto, pellegrinaggio di Monte Felcino. Domenica 18 agosto, pellegrinaggio di Monte Fabbri, e dalle 8 alle 20 fiera con espositori di prodotti tipici. Domenica 25 agosto, festa del ringraziamento, giornata dei malati, degli anziani e dei disabili, e dalle 8 alle 20 fiera con espositori di prodotti tipici. Ed ora concludiamo il nostro telegiornale con delle belle immagini di auto sportive che hanno circolato questa domenica per la nostra provincia. Domenica 28 luglio 2024, dalla Vela, dalla strada tra i due porti di Pesaro, partirà il raduno di queste BMW serie M, la serie sportiva prodotta dalla casa di Ingolstadt in Baviera. Una giornata in cui i membri degli equipaggi che vedete alle nostre spalle saranno i protagonisti lungo le strade della nostra provincia, sfileranno con questi bolidi sportivi per una giornata sicuramente indimenticabile. Ci troviamo qui al porto di Pesaro con un raduno organizzato, dedicato solo BMW M, che è la denominazione sportiva di BMW, quindi avremo vari modelli tra M2, M4
le varie sportive di BMW. Faremo un giro che partirà da qui e andrà fino ad Urbino, Urbania, andremo fino a Gubbio, faremo qualche passo di montagna per farsi divertire i proprietari delle varie M e fargli dare un po' di gas in sicurezza nelle strade bellissime di qua, della riviera. Questa è una M4 Competition X-Drive, quindi 4x4, 510 cavalli, 3000 biturbo. E può essere staccata la trazione 4x4 e diventare tutta posteriore, quindi molto divertente se ci si vuole divertire con dei drift. Secondo me è una delle M più maneggevoli, diciamo, per guidare, per fare un po' di drift così. Monta un motore N55 da 370 cavalli, dopo gli ho modificato scarichi e downpipe, quindi adesso ho 400 cavalli, però è molto divertente da guidare. Secondo me è una delle migliori M. Questa vettura in realtà sembra molto simpatica, così azzurra, molto carina, ma è molto cattiva, è molto potente, è una gran bella macchina, molto veloce. Consuma come quattro spugne, non come una spugna, e quando va in pista arriva a fare 1,5 km con un litro. Fortunatamente non lo uso quasi mai, è sempre riposta nel garage in attesa di giri particolari. Ecco, la usi per questi raduni? Sì, quei raduni, qualche pistata che si va a fare a Misano o Imola, queste cose qua. Gianluca Di Fabio, il papà del pilota Diego, invece ci racconta di questo progetto finanziato dal PNRR, Sport and Safe Driving School. Sì, la Sport and Safe è una società che è nata qualche anno fa, ha sede qui a Pesaro in via Pierini, e si occupa di corsi di guida sicura e sicurezza stradale. E oggi per la prima volta abbiamo organizzato questo tour che è inerente sempre al discorso di sicurezza stradale. Per quanto riguarda anche il discorso delle aziende, in particolare il discorso sulla sicurezza sul lavoro, tutto questo progetto riguarda anche questo, cioè possiamo anche utilizzare, le varie aziende possono utilizzare dei fondi pubblici che prevedono il discorso di sicurezza stradale, quindi sicurezza dei propri dipendenti. E vi ricordiamo che il Summer Tour delle BMW M sarà anche oggetto di un più ampio speciale di Rossini TV che andrà in onda giovedì 1 agosto alle ore 20. Questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale, ma non si concludono qui gli spazi informativi di questo lunedì 29 luglio, perché subito dopo il TG alle 20 c'è il momento con il tradizionale magazine La Natura della Cultura, che va in onda tutti i lunedì, i mercoledì e venerdì alle 8, alle 13, appunto alle 20, tre puntate che poi potrete rivedere accorpate il sabato alle 12, alle 19 e la domenica alle 15 e alle 21. La prima serata di questo lunedì alle 21:20 vede invece una nuova puntata di Check Up Obiettivo Salute. Si parlerà questa sera di cardiologia dello sport con ospite il medico chirurgo specialista in cardiologia Simona Buarin, come detto appuntamento alle 21:20. E poi l'informazione su Rossini TV torna puntuale domattina in diretta alle 7:20 con Buongiorno Rossini, la nostra rassegna stampa dei quotidiani locali che per l'occasione di domani, martedì 30 luglio, sarà condotta dal nostro Antonio Astuti. Si conclude invece qui questa nostra edizione del telegiornale Rossini News. Vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata in compagnia dei nostri programmi.